Allora, cari amici del Giornale di Roma, stasera abbiamo l'onore di avere con noi Davide Cassani, CT della Nazionale di Ciclismo. E buonasera, mister. Buonasera. E un suo commento su questa manifestazione e anche su questa partita che ha avuto un sapore molto emozionante stasera. Non è una partita di calcio, ma un modo per ricordare un campione come Meoni, per ricordare la figlia che è praticamente scomparsa all'età di 18 anni. E quindi ci siamo ritrovati, ex calciatori, ex ciclisti, amici di dennati, per fare qualcosa di bello, per fare qualcosa di utile. Penso che manifestazioni del genere siano importanti. Assolutamente sì. E poi comunque diciamo che nell'ambito del premio internazionale Fair Play assume già un sapore speciale. Ma tra l'altro io sono molto contento perché qualche anno fa l'ho ricevuto il premio Fair Play ed è una bellissima manifestazione e quindi sono onorato di aver fatto parte di quella schiera di ospiti che hanno ricevuto il premio. E quindi sono due cose che uniscono, no? Queste manifestazioni. E quindi Un'ultima domanda, mister. Il ciclismo italiano? il ciclismo italiano sta abbastanza bene, siamo ancora comunque un movimento di riferimento, è naturale che se guardiamo 40-50 anni fa le cose erano diverse, anche perché una volta il ciclismo era una questione tra noi spagnoli, francesi e belgi, adesso arrivano campioni da ogni parte del mondo e quindi è molto più difficile emergere, anche perché alla fine comunque il ciclismo è uno sport di fatica e a volte per riuscire in sport di questo tipo bisogna anche avere un po' fame. E quindi anche per questo noi stiamo soffrendo un po', però alla fine, come dicevo prima, siamo comunque ancora un movimento di riferimento. Lo dimostra il fatto che comunque alle Olimpiadi di Tokyo abbiamo conquistato un meraviglioso primo posto con il quartetto dell'inseguimento e anche due medaglie di bronzo. Perfetto, grazie mister, in bocca al lupo per il suo lavoro e viva sempre i nostri ciclisti italiani. Sempre, viva lo sport! Grazie.